Oggi voglio presentare un'idea che ho avuto in questi giorni, un giratorta. Visto che vedevo spesso difficoltà a mio moglie quando realizzavo delle torte, le decoravo, ci giravo attorno alla torta, ho pensato di fare l'inverso, di far girare la torta. Su internet esiste già un prodotto del genere, i vassoi girevoli, però quelli che ho visto non mi piacevano e costavano pure, a quelli buoni costavano anche parecchio. Allora ho trovato un articolo, un fai da te, e lì utilizzavo un cuscinetto, ma questo cuscinetto costava circa 16 euro, più spese di spedizione veniva a fare quasi 25 euro e non valeva la pena per un suo componente. Allora ho trovato questa soluzione alternativa. Se vedete, questo è il prodotto finale senza il cuscinetto. Adesso via con i video. Per realizzare il nostro giratorta ci serve una base rettangolare, una tonda, quattro pezzettini di legno di cui userò per fare i piedini, vari attrezzi come questa pinza regolabile, un mattello, una chiave da 10 della colla, un perno, un dado autobloccante, tre rondelle di una certa grandezza e quattro chiodi. Quindi procediamo nel lavoro. La prima cosa che dobbiamo fare è trovare il centro. Io ho usato questo sistema qua, ho tirato giù due linee diagonali per trovare il punto e ho fatto il foro da 6 mm, perché il penno che utilizzerò io è da 6. La stessa cosa ho fatto con quello lì tondo, ho tirato le due linee, ho trovato il centro, ma questa volta il foro è più grande, dopo vi faccio vedere perché. Cominciamo prima dalla base, mettiamo questo da parte per mettere i piedini. Rivolgo la parte dove già ho segnato, aggiungo della colla. Martello, chiodi. Ecco fatto. Adesso procediamo con quello tondo, mettiamo il perno da questo lato, ho fatto non segnata, ci mettiamo la rondella, cominciamo ad avvitare. Allora, dobbiamo proseguire all'avvitatore finché la testa non entra fin dentro il legno, in modo che non si sente più sotto il tatto. Ecco qua, alla fine si deve presentare in questo modo qui. A questo punto possiamo procedere a svitare di nuovo. Questa rondella qui la rimaniamo e ne aggiungiamo un'altra, la mettiamo contro e poi aggiungiamo la base mettendoci un'altra rondella per evitare che il dado affondi nel legno e proseguiamo ad avvitare di nuovo. Attenzione a non stringere troppo, perché dopo il risultato che ne avremo qui la nostra base non gira. La parte in eccesso la tagliamo con un seghetto in metallo che purtroppo ho dimenticato di prendere. Ecco qua.
finalmente sono riuscito a tagliarlo, ho fatto faticarci, il consiglio che vi do la prossima, tagliatelo prima per perdere meno tempo o anche per essere comodi di tagliare. Ecco qua, questo è il lavoro finale, se vedete ha pochissimo attrito. Alla prossima.